Benvenuti a 7 giorni in 70 secondi, dove vi raccontiamo in pillole gli avvenimenti più importanti della settimana. In questi giorni ci siamo occupati di prevenzione e informazione in diversi ambiti. Siamo partiti mercoledì 29 insieme alla professoressa Roberta Montigi, direttrice della cardiologia UTIC del Duilio Casula, che ha sottolineato come educare la popolazione alla prevenzione sia un passaggio fondamentale per prevenire le malattie del cuore. Per saperne di più è disponibile l'approfondimento sul sito www.cagliari.it. Domani, sabato 1 ottobre, parte la settimana dedicata all'importanza dell'allattamento materno. Giovanni Ottonello, direttore della patologia neonatale del Policlinico, spiega i vantaggi per mamme e piccolo di questa pratica. Inoltre, per l'occasione, da domani fino a venerdì 7 ottobre uscirà una grafica al giorno che rappresenterà le diverse posizioni per allattare al seno. Per approfondire è possibile leggere l'articolo dedicato sul sito www.cagliari.it. Manca sempre meno all'arrivo del mese di ottobre, ricorrenza importante per la prevenzione del tumore al seno. L'azienda ospedaliera universitaria di Cagliari è in programma numerose iniziative con gli specialisti del settore. Non vi rimane che rimanere connessi con noi per scoprirle. Domenica 2 ottobre, appuntamento nelle piazze italiane con Aido per sottolineare l'importanza del sì alla donazione di organi e tessuti. Per saperne di più e fare una scelta che può cambiare la vita di qualcuno, visita il sito www.cagliari.it, dove trovi tutte le informazioni. Come di consueto vi ricordiamo che potete seguirci su tutti i nostri canali social, su Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn e TikTok. Potete leggere le nostre news sul canale Telegram AO Cagliari e per chiedere informazioni potete inviarci un messaggio su WhatsApp al numero 338-7194-434. Buon fine settimana a tutti, noi ci diamo appuntamento venerdì prossimo.